Benvenuti, io sono Grizzly e oggi voglio parlarvi di un contenuto che sta prendendo piede giusto da un paio d'anni su YouTube e in generale su molti social. Un contenuto che riguarda il recuperare oggetti vecchi, magari dalla spazzatura, magari dalla discarica, per rimetterli in funzione, riportarli all'antico splendore, siano essi giocattoli, siano elettrodomestici, siano, non so, gruppi elettrogeni, compressori e avanti di questo passo. Sto parlando dei contenuti dei cosiddetti Restorators. Video che rappresentano un mix di contenuti visivi interessanti ed accattivanti e audio che contiene solo i rumori di fondo, quasi a livello di ASMR, ma che comunque in qualche modo hanno anche dei lati strani, oscuri. Infatti ne parliamo oggi, in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. Il fenomeno muove i primi passi qui in Europa, con dei canali che hanno sede in Germania o in Svizzera. Sono dei giovani meccanici che spesso non mostrano neanche la loro faccia, si limitano a mostrare le loro mani, hanno delle grandi capacità, delle grandi doti nel ricostruire, nel risistemare, nel realizzare delle opere di restauro veramente molto interessanti. E naturalmente subito sono stati inseguiti da canali che hanno sede in Vietnam, Cambogia, Singapore e altri paesi asiatici, un po' come è successo con i Primitive Survivalist. La nostra avventura comincia con qualcosa di vecchio, arrugginito, buttato via, magari proprio recuperato in mezzo ai rifiuti o dentro una discarica. Ma è qui che le cose cominciano a diventare strane. In moltissimi video, soprattutto in quelli asiatici, appaiono delle forme di recupero molto molto particolari, come se improvvisamente, mentre il tizio sta pescando, si imbatte in un frigorifero portatile che galleggia, o che trova in mezzo a un mucchio di rifiuti, soprattutto di carattere alimentare, una radio buttata lì sopra davanti a tutto quanto. Man mano che questo fenomeno cominciava a prendere piede, alcuni grandi youtuber dai canali piuttosto affermati hanno provato a inseguire e cavalcare quest'onda anche loro. Per esempio ha fatto questo discorso Kip K con qualche esperimento. Senza dimenticare il buon Robin Hartogsveld, host del canale olandese Ambu Channel 112, che, a seguito di un gravissimo contrasto con il suo datore di lavoro, ha dovuto rimuovere tutti i video, e allora ha provato come esperimento a cercare di inseguire il successo di Ambu Channel presentando il canale Robin Restoration, che purtroppo non ha avuto lo stesso successo del primo canale. Ora attenzione, non voglio essere frainteso, il discorso di recuperare qualcosa che è stato buttato via per ricostruirlo, risistemarlo ed utilizzarlo, o magari rivenderlo, lo vedo positivamente nell'ottica di riciclare e riutilizzare, che è per esempio la filosofia di grandi youtuber maker come Rulof. Certo, quando non si verificano dei fenomeni come un canale di restoration che ci presenta la restaurazione di un computer portatile trovato in mezzo alla spazzatura, in cui cambia lo schermo, cambia la scheda madre, cambia i componenti, cambia lo chassis, cambia quasi tutti gli elementi dello chassis. Cioè, scusa, praticamente hai preso quel portatile, l'hai buttato via nuovamente e ne hai preso uno nuovo. Un pesce d'aprile in ritardo, visto che il video è stato pubblicato in ottobre? Tuttavia i dubbi non sono solo quelli. Per esempio ci sono decine di video dove si recuperano gruppi elettrogeni portatili, e se esteticamente impolverati o arrugginiti, misteriosamente tutti quanti hanno sempre la meccanica interna e gli avvolgimenti perfettamente a regime. Beh, ammetto di aver trovato un video europeo in cui il nostro eroe ha rifatto gli avvolgimenti dello statore. Un solo video! E lo stesso discorso dell'avere la meccanica perfettamente in funzione, tra l'altro, vale anche per tantissimi video in cui si ricostruiscono dei compressori. Specie considerando che talvolta il restauro richiede di sostituire alcuni componenti meccanici, il più delle volte un paio di cuscinetti a sfera, quindi un investimento probabilmente di una trentina, forse di una quarantina di dollari. Mentre andare a rifare l'intero avvolgimento dello statore di un gruppo elettrogeno, oltre a essere un lavoro di precisione massacrante, può richiedere fino a 300-400 dollari di cavo di rame verniciato. E chissà come mai in questi casi non c'è mai l'asse del rotore piegato o spezzato. E tralasciando il fatto che tutte le volte che si tratta di recuperare un compressore, la bombola completamente corrosa dalla ruggine deve essere comunque sostituita. Ma alla fine, così come per i video ASMR, è comunque qualcosa di rilassante e può sempre dare idee interessanti o spunti utili.
Per cui adesso tocca a voi. Voi cosa mi raccontate? Seguite qualcuno di questi canali basati sul restauro, sulla restoration? Oppure siete così bravi ad effettuare questa tipologia di attività di restauro e ricostruzione che avete un intero canale di restoration? Non lo so, parliamone! Bene, spero di essere riuscito a intrattenervi. Io sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta alla scoperta di un lato oscuro dei social, del folklore o della società. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!